Che cosa c'è? Che cos'è questa? È una busta chiusa, come puoi vedere. Voglio che la conservi in un luogo sicuro. Aprila solo nel caso che mi succeda qualcosa. In caso di incidente, attentato o di morte misteriosa. Se mi capitasse qualcosa del genere, telefona al commissario Garcia. E solamente in sua presenza apri la busta per conoscerne il contenuto. D'accordo? Va bene. Ma spero che non ce ne sia bisogno. Comunque farò come mi hai detto. Grazie, Laura. Di nulla. È tutto. Ho preso le mie precauzioni, Diego. Cosa ne pensi? Non mi interessa se Monica è ancora viva o se vuoi farle del male. Fai pure quello che credi. Però con me stai attento. E soprattutto per quanto riguarda Andrea, non provare a fargli del male. Ah, buongiorno. Ciao. Buongiorno, signore. Stavamo proprio parlando di lei e ci chiedevamo come si sente sua madre. Siamo davvero molto dispiaciuti. Grazie, ci vediamo. Come si sente? Un po' meglio, almeno ha cominciato a reagire. Siamo molto contenti, signor Meiago. Sì, davvero. Grazie. Quello che adesso temiamo è una ricaduta. Potrebbe esserle fatale, in questo caso non ce la farebbe proprio. No, signore, quello non accadrà, non si preoccupi. Vedrà che si risolverà tutto per il meglio. Che Dio l'ascolti. Con permesso. Andrea? Sì? Monica? Niente. Ancora non so niente. Sapessi come mi dispiace. È incredibile, a questa famiglia negli ultimi tempi sta accadendo proprio di tutto. Oh, Gesù. Che pena. Quando vedi finire così dei grandi amori. Prima quello del povero Mario. E sembra che anche Monica e Andrea siano sulla stessa strada. Senti, io non vorrei mai che tutto questo accadesse anche a noi, Marilena. Spero di no. Ascolta, perché non ci sposiamo? Come? Sì, sposiamoci subito. Sei sicuro di volerti sposare con me? Sì, sposiamoci al più presto. Vuoi che te lo chieda in ginocchio? Sono così confusa. Allora, mi rispondi. Non so che dire, sono emozionatissima. Nessuno ha mai chiesto di sposarmi. Neanche a me. Senti, ma... ecco, e tua madre? Ah, no, lei non c'entra con questo discorso. Questa è una decisione solo tua e mia e di nessun altro. Allora, sì o sì? Sì! Che bello! Allora hai deciso di sposare. Proprio così, Mario, e spero il più presto possibile. Questo pomeriggio andrò a comprare le fedi e da lì passeremo direttamente a fare le pubblicazioni. Quelle che si mettono in chiesa, così si chiamano. Addirittura in chiesa? Certo. Anche in chiesa? Sì, signore, vogliamo sposarci con la benedizione del prete. Non è che mi state prendendo un po' in giro? No, assolutamente. Tu quello che dovresti fare ora è cercarti una ragazza e pensare a sposarti di nuovo. Che ne pensi? Non scherzare, sai che non è facile. Tu lo sai molto bene. Ma non è nemmeno difficile. Sappiamo che da queste parti c'è una che ti gira attorno, che ti guarda sempre con occhi languidi. È pazza di te, eh? Non è così, forse. Ascolta, adesso dobbiamo festeggiare. Ti invito a fare un brindisi con il caffè, perché qui non c'è nient'altro. Un'altra volta brinderemo con lo champagne. Salve. Signorina Gloria, come sta? Scusi il disturbo, ma sa com'è? Marilena ed io ci sposiamo. Che meraviglia, tanti auguri. Mi congratulo con tutti e due. Molte grazie. Mario, allora mi devi un caffè. Ma adesso devo andare, sai, il lavoro mi aspetta. Mario. Posso parlare un attimo con te? Di cosa, Gloria? Ecco, vedi, sia di quello che è successo che di quello che ti ho fatto. Ascolta, Gloria. Quello che mi hai fatto mi ha ferito moltissimo. E la ferita brucia ancora.
Ma io non capisco cosa risolveresti parlandone. Molte volte le parole feriscono ancora di più. È che io... Gloria, Gloria, tu non sei mai stata innamorata di me. Non mi amavi. Eri innamorata di un altro uomo. E va bene, d'accordo. Ma perché non me l'hai detto? Io ti avrei capito benissimo. Quello che non sopporto, la cosa più brutta, è l'inganno. Fino all'ultimo momento. Fino all'ultimo giorno. Stavamo per entrare in chiesa, Gloria. Mario. No, no, è una cosa che non potrò mai cancellare. Non potrò mai dimenticarlo. E non solo per il dolore che ho provato, ma per l'umiliazione. Mi odi, non è vero? No, no. Io non voglio odiarti. L'unica cosa che voglio è cancellarti. Dimenticarti. Senti, ti chiedo un gran favore. Stammi vicino il meno possibile e fai in modo di non cercarmi. Cerca di evitarmi, di parlarmi solo quando ci incontreremo. Potremo salutarci, certo, formalmente però. E basta. Sì, se è questo che vuoi. Ma sei felice? Sì. Sono contento per te. Come mi sento, Andrea? Io sposata, con il vestito bianco. Ancora non riesco a crederci, mi sembra un sogno. E perché pensi che sia ancora un sogno? Sai bene che momenti ho passato. Pensa al futuro, ormai il passato non esiste più. Oggi l'amore ti ha riempito il cuore di purezza. Che belle cose riesci a dirmi, delle parole stupende. E per questo mi hai dato un bacio? Sì. Andrea, mi daresti il permesso di uscire un po' prima oggi? Perché sì, devo comprare... vai. E porta via anche il tuo innamorato, esci insieme a lui. Grazie. E ti vorrei chiedere un'altra cosa. Potresti concederci una settimana di vacanze dopo le nozze? Sai com'è? Per fare un viaggetto, stare insieme. No. No. Ma sì. Sì, voglio che tu sappia che il mio regalo sarà il viaggio, la vostra luna di miele. No, no, non ci posso credere. Sì. Oh, Andrea, grazie. Prego. Grazie davvero, grazie. Oddio non mio, niente. Non so come fare per ringraziarti. Ho capito, bene. Grazie ancora, prego. Sei veramente buono. Grazie, grazie. Ci vediamo. Oh, mi dispiace, Simona, non volevo. Grazie ancora, Andrea. Ma che cos'ha quella pazza? È solo felice perché si sposa. Le ho appena dato le ferie e poi le ho regalato il viaggio di nozze. Che bravo. E dove? A Parigi o in Giappone? Non so dove vogliono loro. Sembra che tu sia diventato un uomo molto generoso ultimamente. È un premio all'amore. Ad un sogno che si realizza. Ce ne sono tanti che non si realizzano mai. Questo cos'è? È il contratto di quella campagna di prodotti di bellezza. Ti avverto che la signora Amelia controlla. Non smette nemmeno un attimo di farlo. Ti ricordi cosa ha fatto durante quei giorni che non ci siamo stati? Aspetta solo il momento opportuno per impossessarsi di nuovo della casa editrice. Ti devo confessare una cosa, Simona. Ah, sapessi, mio Dio, quante volte mi viene voglia di mandare tutto al diavolo, lasciare tutto un'altra volta nelle sue mani. Dopo che l'hai desiderato tanto. Dopo che hai aspettato tanti anni per avere tutto. E a cosa mi è servito? Mi ha dato la felicità, forse? Amore. È tuo e mio.
So che non sono ancora riuscita a farmi amare da te. Però prima o poi ci riuscirò. Signora, io la vedo troppo tranquilla. Eh? Sono sicuro che mi sta nascondendo dove si trova Monica. Io? Mm-hmm. No, no, io non so proprio niente di Monica. Davvero? Sa, la verità è che io non sono sicura se lei ha il diritto di saperlo, ha capito? Ma come? Se sono il padre del bambino che nascerà. Questo non è vero. Ma guarda un po' il mio nipotino, ora esageri. Adesso non suoni nemmeno alla porta, appari così all'improvviso, eh? Come mai? Che ci fai qui? Io? Solo una visita. E tu? E a te che ti importa? Questa è la mia casa. Tu sei proprio matto. Prima era la mia. Sei matto. Tu sai qualcosa della scomparsa di Monica e ora mi dirai subito dove si trova. Io non so dove si trova Monica. Sono venuto appunto a chiedere notizie. Senti, Flavio, non ho nessun problema a fare a botte con te un'altra volta se è necessario. Sei stato tu ad aiutarla a nascondersi. Ascoltami, io non ho nascosto nessuno. E se tu sei nervoso, prenditela con qualcun altro, hai capito? Con me no, non ci sto. Con permesso. Non tornare mai più. Perché l'ha mandato via così? Perché tutte queste domande? Dov'è Monica? Dov'è Monica? Che cosa vuol dire? Che cosa c'entra lei? Che succede? E la storia della soffitta? Che ci facevate voi due insieme nella soffitta? Senta, signora, ormai non è più un segreto. È bene che lei lo sappia. Monica e io ci siamo amati. Siamo stati insieme. Che cosa? Il figlio che Monica aspetta è mio. È per questo che io la prego, signora. Se sa qualcosa di lei, me lo dica, per favore. Ho bisogno di parlarle. Le devo parlare. Anche se fosse l'ultima volta. Sono contenta di essermi fatta viva con i miei genitori. Anche se non sanno dove mi trovo, sicuramente si sentiranno più tranquilli. Ho dato a loro così tanti problemi. A me sembra che tu sia sempre stata un po' pazzarella, eh? Indecisa, Almarita. Sempre con i grilli per la testa. Bene. Adesso almeno non avrai più freddo. La verità è che mi dispiace non essermi portata i miei vestiti. Sono costretta a mettermi le tue vestaglie. Non ti devi preoccupare per questo. La cosa più importante è che ti stiano bene. Adesso hai bisogno di camicie da notte comode, larghe. E io ne ho davvero molte. Alcune non le ho mai messe. Sai, sono tutti regali, a me piacciono moltissimo. Qualcuna è fatta anche a mano, con nastri di seta. Ogni tanto le guardo. Allora, come ti senti? Bene. Credi che ce la farai a camminare? Sì, credo di sì. Bene. Allora vediamo, piano piano. Con calma, siediti sulla sedia a dondolo. Ma se senti che ti gira la testa, è meglio che torni a letto. Ti gira la testa? No, ma è meglio che mi riposi. Per ora mi siedo qui. Va bene, ecco, mettiti comoda. Adesso mi passa. Fra un po' mi passerà, vedrai. Il dottore ha detto che puoi alzarti, fare qualche passo, sederti per un po', ma non devi esagerare. Dopo devi tornare subito a letto. Monica, ti senti meglio? Sei più tranquilla? Grazie di tutto, Almarita. Sono più rilassata. Lontano. Senza rovinare la vita ad Andrea. Senza fargli cadere il mondo addosso. No. Io non potevo fargli pagare un prezzo così alto. Sua madre. La sua eredità.
la casa editrice. Adesso non avrò più timore di perderle. Sì. Ma così sei tu che perdi lui. Ma io avrò un altro Andrea. E tu credi che l'amore per tuo figlio sarà sufficiente a riempirti la vita? L'amore di Andrea ormai l'ho perso. Perché se sua madre dovesse morire, comincerebbe a odiarmi. Mi odierebbe per sempre. E se invece non muore, dovrà prendersi cura di lei. Dovrà stare con lei tutta la vita. È meglio così. È meglio che io esca dalla sua vita. Monica, insomma, tu non puoi assolutamente vivere tutta la vita nascosta. E poi credi che i tuoi genitori accetteranno l'idea di non vederti mai più? Poi si vedrà. Poi si vedrà, Almarita, si vedrà. Quando uno commette degli errori, bisogna pagare. No? Sì. Certo, hai ragione. E adesso sono veramente convinta che quel matrimonio non si doveva fare. No. Non è vero. Ti faccio una domanda stupida. Perché ti sei andata a innamorare proprio di Andrea? Perché proprio di lui? Non lo so. Del Barrio una volta mi disse che l'amore è così. Non puoi mai prevedere quando accade. Conosci qualcuno e all'improvviso ti innamori. E non pensi assolutamente se ti conviene o non ti conviene. Mi sarei dovuta innamorare di un altro ragazzo. Come il piccioncino. Un amore tranquillo, un amore sereno, senza tanti problemi. Ciao, mamma. Ciao, amore mio, com'è andata oggi? Bene. Ah, sono contenta, figlio mio, dammi un bacio. Guarda un po' che ti ho fatto. Oh. Il dolce di cioccolata. Sto aspettando che si raffreddi. E quella fede? È la fede di fidanzamento. Oggi ce le siamo scambiate, Marilyn ed io. Come? Sì, mamma. Finalmente io mi sposo con Marilyn. Ti consiglio di prenderla con molta calma, mamma, perché non voglio assolutamente litigare con te. Ma... ho preso questa decisione e qualsiasi cosa tu mi dirai io non ci ripenso. Non torno indietro e la cosa migliore che puoi fare è quella di accettare questo matrimonio. Come posso accettarlo? Questo matrimonio non si farà!
Ascolta, Luigi, io sono stata molto chiara. Ti avevo proibito di continuare il rapporto con quella ragazza. Con quale coraggio mi vieni a dire che stai per sposarti con lei? Ma tu lo sai bene quello che provo. È una poco di buono. È una menzogna, mamma. Se me lo hai detto proprio tu, che in passato è stata con tanti uomini. Sì, ma questa... Questa è un'indecenza. Io non posso accettare una donna con un passato così come moglie di mio figlio. Né tantomeno come madre dei miei nipoti. Senti, mamma, ascoltami. È vero, lei ha fatto degli sbagli nella sua vita, ma da quando sta insieme a me è diventata un'altra. Tu devi credermi. Cambiata. Quella è sempre la stessa. Ricorda, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Mamma, per favore. Quella è una donna perfida e se la sposi ti farà passare le pene. Stai ben attenta a quello che dici. Non alzare la voce. Mamma, non ti permetto di offendere quella che sarà la madre dei miei figli, hai capito? Che Dio ci aiuti. Non permetterò che quella svergognata sia la madre dei tuoi figli. Io non ti darò mai il permesso di sposarla e non sono disposta ad accettare che quella donna viva sotto il mio stesso tetto. Bene. Con il tuo permesso o senza il tuo permesso, io mi sposo e vado a vivere con lei. E tu, Luigi, saresti capace di fare una cosa simile a tua madre? Sei tu che mi obblighi a farlo con il tuo comportamento. Ma saresti capace di lasciarmi sola? Certo, mamma, tu mi stai continuamente deludendo. Tu non vuoi metterti in testa che Marilena per me rappresenta la vera felicità. Oh, Luigi, no. Ascolta, mammina, quando le carte saranno pronte, io mi sposerò subito con lei. E sappi anche che andrò a vivere nel suo appartamento, che tu la voglia o no. Ma io... Adesso lo sai. O l'accetti o mi perdi. Sono stato chiaro, no? Lo sai che Luigi e Marilena hanno deciso di sposarsi? Ah, sì? L'unico problema è la madre di lui. E perché? Non vuole? Non vuole? Ha detto che prima dovranno passare sopra il suo cadavere. Non mi dire, che esagerata. Tu lo sai come sono le madri. Guarda che belli. Che cosa? Quegli orecchini. Quali? Quelli? No, no, non quelli, questi. Questi orecchini? Sono veramente un sogno. Sono così lunghi. Sì, adesso vanno così, come questi che porto. Quello che non capisco è come mai a voi donne non siano ancora scese le orecchie fino alle ginocchia. Sono ehi, bellissimi. Ma se ti piacciono, entriamo. Ehi, ehi, dove stai andando? A vedere gli orecchini, se ti piacciono li compriamo. No, 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 tu sei matto, ma che dici? E perché? Perché no? Per prima cosa non è il mio compleanno. In secondo luogo, non c'è motivo che tu lo faccia. Beh, non c'è niente di male. Senti, perché invece non mi inviti a prendere un gelato mentre aspettiamo che inizi il film? D'accordo, un gelato poi mi costa meno. È buonissimo. E il tuo è al cioccolato, come piace ai bambini. Mi piace molto il cioccolato, a te no? Lo adoro, il problema è che fa ingrassare. Cosa il cioccolato fa ingrassare? Ah, non dire stupidaggini. Lasciamo perdere questo argomento. Non ci voglio pensare. Il cioccolato mi ricorda Gloria, perché lei quando è depressa si abbuffa di cioccolatini. Eh già. Gloria un'altra volta. È vero, scusami. Non importa. Se ti fa bene parlare di lei, fallo. Fallo pure. È per questo che volevo regalarti gli orecchini. Ma che cosa c'entra questa cosa adesso? Tu sei stata così buona con me, Nadia. Sul serio. Hai ascoltato tutti i miei sfoghi. Mi hai aiutato a superare la mia frustrazione. Sei stata la mia confidente. È molto, sai? Ma non ho fatto niente. Non mi devi ringraziare. Invece ti ringrazio di cuore. Mi ha aiutato il tuo affetto, la tua compagnia. Mi stai aiutando a dimenticare Gloria e ti assicuro che vorrei farcela più presto. Senti, mancano solo 5 minuti all'inizio del film. Cominciamo ad andare. Che c'è? Ho detto qualcosa che non va? No, no, niente. Non ti preoccupare. Andiamo, forse il film ti aiuterà a dimenticare Gloria. Potrei distrarti almeno per un po'. Oh, Laura, com'è complicato. Com'è difficile essere felici. Com'è difficile raggiungere la felicità. Sai, Laura, tutte le persone con le quali parlo, tutti quelli che conosco, ognuno di loro ha dei guai, ha dei problemi. Tutti vivono qualche tragedia, è incredibile. È vero, guarda me. Hai ragione. E la storia di Monica e Andrea? Ti ricordi quella volta che li ho incontrati e ti ho detto che quei due erano innamorati? Te lo ricordi, vero, Laura? Sì, te lo ricordi? Certo. Io avevo capito subito che quei due si amavano. È vero, sei stata tu la prima a renderti conto di tutto. Esatto. E adesso quando ci penso mi dico... Cioè, la cosa che non mi quadra è che se lei è stata sposata con nostro fratello e adesso è innamorata di suo figlio Andrea, io sono arrivata a pensare che nostro fratello l'avesse addirittura previsto. Tu credi? Ma certo, l'ha fatto di proposito. Oh. Tu pensa solo questo. Per prima cosa l'eredità.
Loro sono gli unici eredi, no? Mm-hmm. E poi nel testamento lascia detto che devono vivere sotto lo stesso già, tetto. Sotto lo stesso tetto. A questo punto tutti e due devono dirigere l'andamento della casa editrice. Cioè, secondo me lui ha pensato, sono due giovani, sono belli. È facile che quando si conoscono possono piacersi. Sono convinta che Andrea lo ha calcolato. E che cosa è successo? Che si sono innamorati spinti da una passione accecante, travolgente. Che confusione. Proprio bello l'ultimo scherzo del nostro caro fratellino. È sempre stato imprevedibile. Va bene, ma adesso riposa in pace, poverino. Ma quello che lui non ha messo in conto è la gelosia e la possessività di Irma Faria. Sapessi come si oppone a questo amore. Se l'è presa così tanto da arrivare quasi alla morte. Non ci credo. È così, perché non lo sai? Sta morendo. Davvero? Sì. Oh, Laura, è una cosa terribile. E Monica? Che è sparita in quello stato? Come ti dicevo prima, cara sorellina, ma perché non si può essere felici? Perché? Me lo sai dire? Ma perché non è così, Gloria? Sei riuscita ad avere quello che volevi, vivere con Giovanni, no? Sei felice, sì? Non lo so. Che vuol dire? Non lo so. Io non so come spiegarti. Che cosa ti succede? Su, Gloria, raccontami tutto. Dai, confidati con ma me. Ma no, va tutto bene. L'unica cosa è che quell'uomo vorrebbe tutto il giorno... Hai capito, no? Ma tutto il giorno, tutto ma il giorno. Fai? Sì, ti lamenti. Sempre. Che cosa? Davvero? E ti lamenti pure? Smetti. Ascolta, se fosse per me, io farei l'amore tutti i giorni con Alberto. Smettila, mi imbarazza parlare di questo. Lui ha voglia tutte le ore, capito? Dopo la birra, dopo il pranzo, dopo la merenda. E a questo punto io ti confesso, io non so proprio se riuscirò a sopportare ancora questo ritmo. Gloria, sei tremenda. Non vedo l'ora che Giovanni si calmi, non ne posso più. Non c'è niente da ridere. Non fare così, Laura. Beh, non ridere di me. Per fortuna mi rallegri almeno tu, ero così triste. Perché? Che cosa c'è, sorellina? Che cos'è? Beh, perché domani è il compleanno di Titti. Già, è vero, è il compleanno della mia nipotina. Sì, e io vorrei tanto vederla. Ma non credo che potrò, perché non so se Diego me lo permetterà. Devo cambiare i miei piani. La storia dell'erede di Simone non può andare, almeno per ora. Tranquilla, tranquilla. Hai fatto molto bene il tuo lavoro. Adesso riposati. Non ho sonno. Vedrai che ti verrà. Torna al tuo posto. E lasciami tranquillo. Fra un po' riapparirà quella ragazzina. Monica Morelli. Apparirà in un momento qualsiasi, coperta di formiche. Che orrore! Sta zitta! Quella vecchia strega è in mio potere ormai. E inoltre non le resta molto da vivere ancora. Ma Laura... diventa sempre più importante per me. Quella donna erediterà una grande fortuna quando gli altri saranno eliminati. E la lettera. La lettera che ha nelle sue mani mi compromette. Lei deve ritornare a casa. E io so come riuscirò ad ottenerlo. I bambini, Carletto e Titti, mi devono aiutare. I bambini. Certo, i bambini. Su.
su, non faccia così. Lei è sempre stata così piena di vita, così allegra, così attiva. Adesso perché si sta lasciando andare? Come mi lascia andare? Beh, volevo dire che la vedo così depressa. Ma che cosa pretendi da me, Emma? Non riesco ancora a superarlo. È stato un colpo troppo grosso. No, non dica così. Corrado, coraggio, su col morale. Bisogna guardare sempre avanti. Sì, è facile parlare, ma tu non hai capito, Emma. Tu non sai niente. Tu non puoi immaginare la paura che ho al solo pensiero che Mauro venga a sapere tutto questo. No, Emma, tu vedi Mauro così, sempre calmo, mansueto. Ma lui non è così, non è calmo come sembra. Ha un carattere molto violento, sai. E inoltre è un padre così oppressivo. Io lo conosco bene. Io lo so che quando saprà la verità lui vorrà risolvere questa storia a colpi di pistola con quell'Andrea. Dio mio, vedrai che lo ammazza. No, 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 no. Non può fare questo. Non può ammazzarlo. Non può lasciare Monica un'altra volta vedova e con un bambino orfano. No, no, speriamo che Dio ci aiuti. Chi sarà? Apro io. Va a vedere chi è. Buongiorno, ciao, signora Emma. Assunta. Ah. Quella signora Lucia? Sì, sì. Ci mancava anche questa, è arrivata la nonna. Ciao, Lucia, come stai? Ciao, amore mio, eccoci qua. Così, come mi vedi? Con il vostro permesso vado a finire la colazione. Ma è incredibile. Vai, vai. Questa ragazza pensa sempre a mangiare, è un'idea fissa. E tu, amica mia, come ti senti? Eccomi qui, tiro a campare, come dice Mauro. Ma che dice, Lucia? Non è possibile. Ti vedo così strana ultimamente, credimi. Ti comporti come un'estranea. Proprio ieri, per esempio, io parlavo con Luigi e gli ho detto che ero sicura che tu avevi qualcosa. E la verità è che non ne so niente. Ma Lucia, noi siamo grandi amiche. Io te le racconto tutte le mie cose. Sì, sì, è vero, hai ragione. Allora che hai ti ragione, succede? È vero, Assunta, hai ragione tu. Ma tu non puoi immaginare, sono successe delle cose così gravi. Ma che c'è, Lucia? Non aver paura, confidati con me. Vedi, è successo che... Ma sì, è meglio che tu lo sappia. È successo che... Però giura che non direi niente a nessuno. Ma Lucia, tu lo sai bene come sono fatta io. Certo, certo, hai ragione. Assunta, cara, Monica è rimasta incinta. Ai, 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 amica mia. Io avevo capito qualcosa, c'era qualcosa che non andava. Si notava che tua figlia si comportava stranamente. Dio mio. Ma tu immagini la vergogna, proprio io che ho educato quella ragazza ad avere tanto rispetto, tanta dignità, e adesso... Ma Lucia mia, tu non hai nessuna colpa. Il vero problema sono le figlie femmine. Il primo che arriva le mette incinte. E oggi poi, con questa libertà, stiamo peggio che mai. È per questo che io ringrazio tutte le mattine di aver avuto un maschio. Anche se non credere, pure i maschi combinano certi pasticci. Sì, anche questo è vero. Ma tu non immagini l'umiliazione che sto sopportando, Assunta, la vergogna che dovremo subire. Smettila adesso, Lucia. Succede anche nelle migliori famiglie. Chi è il padre della creatura? Come? Chi è il padre? Ah, il padre. Oh. Sai, quando sono venuta a sapere chi era, non sono morta per miracolo. Ma dimmi chi è, Lucia, non mi tenere così in ansia. È il figlio del primo marito di Monica. Ah, per l'amor di Dio. Ora mi è chiaro perché sei in questo stato, è un brutto colpo. E quella benedetta ragazza è scomparsa, non sappiamo niente di lei. Ma allora, Lucia, come l'hai saputo? Raccontami. Cosa? Chi te l'ha detto? Niente, è venuto lui stesso a dirmelo, capisci? Me l'ha detto in faccia. Ah, Lucia, come ti capisco. Ah, questi figli, Lucia, questi figli ci danno soltanto preoccupazioni. Sapessi anch'io con Luigi. Ah, già, è vero. Dimmi, dimmi che altro è successo. Vuoi sapere che è successo con sì. Luigi? Né più né meno che ha deciso di sposare quella donna. Che? Oggi mi ha dato la bella notizia. Se la sposa. E siccome io non voglio quella donna sotto il mio stesso tetto, va lui a vivere con lei. Che mi dici, Assunta? E adesso? Sai, quel lavoretto che ho fatto non ha funzionato. Non mi dire. Niente, tutta amore. Quella storia niente, della maga. Niente, nelle candele, nelle cinte colorate, nelle preghiere. Quella donna mi ha soltanto rubato i soldi e basta. Ma io ti dico una cosa. L'unica persona a cui bisogna credere al mondo è Dio, non c'è altro. Ah, il mio piccioncino oramai è più che deciso. Non c'è modo di fargli cambiare idea riguardo a questo matrimonio. Ma dimmi, Lucia, che cosa posso fare?
Vorrei che tu mi dessi qualche consiglio, che mi aiutassi in qualche modo a risolvere il problema. Sai, io non so, io non lo so, vuoi proprio che ti dica la verità? Io credo che... credo non ti rimanga altro da fare che cedere, Assunta. Cedere? Cioè, accettare che sposi quella vagabonda? Che cosa vorresti fare? Preferisci forse perdere tuo figlio? Ma no, quello mai e poi mai. E allora che cosa vuoi fare? Ti tocca solo cedere. Accettala, Assunta, accettala. Hai parlato con tua madre? Sì, sai che ti dico, amore. Mamma adesso è un po' agitata, ma ti assicuro che ha un cuore grande così. Vedrai che finirà per volerti bene. Ma dimmi, amore mio, dove credi che possiamo andare a fare la luna di miele? Il viaggio di nozze. Dove? A Porto Rico, magari. Ah! Ma stai scherzando? Cosa vuoi, mandarmi in rovina? Dobbiamo già affrontare le nozze e tante altre spese. Vedrai, vedrai, non ti preoccupare, ce la faremo. Sì. Immagina passare la luna di miele su una spiaggia. La spiaggia del Dorado, per esempio. Sotto le palme, bevendo succo di ananas. Che meraviglia. Sai una cosa? Mm-hmm. Ti voglio portare a vedere il Giunche. Che cosa sarebbe? È una parola così strana. No, amore, ma che cosa dici? È un bosco. È un paesaggio bellissimo, con delle grandi cascate. È bellissimo, ti piacerà da morire. E io ti cucinerò il dolce di riso. Che buono, che buono. E berremo succhi tropicali e cammineremo mano nella mano per le stradine del vecchio San Giovanni. Ricordi quella canzone che dice... Nel mio vecchio San Giovanni, quanti sogni ho fabbricato, e durante l'infanzia... allora te la ricordi molto anche a me, tu, sai. Ciao! Vedo che vi state divertendo. Stiamo facendo i progetti per le nozze. Ci dobbiamo sposare. Ah, congratulazioni. Grazie. Beati voi che siete giovani. Vi auguro tanta felicità per tutta la vita. Grazie. Beh, io devo andare a lavorare adesso. Ciao, ci vediamo dopo. Raccontagli tutto, Marimone. Forza, dimmi tutto. Beh, ecco, stiamo progettando di andare in viaggio di nozze a Porto Rico. Sì. Pensate che Andrea mi regala il viaggio di nozze. Ma è vero, allora non ci posso credere. Andare con Luigi a Porto Rico. Mi hanno detto che è un incanto. Diego. Le spiagge, il mare. Non sto più nella pelle. Sono Diego, per favore. È davvero il periodo più bello della mia vita. Mi sembra ancora di sognare. Non credevo che potesse capitarmi una cosa del genere. Oggi è il compleanno di Titti e io volevo chiederti il permesso di venire a prenderla e fare una passeggiata insieme a Carletto. Mi dispiace, Laura. Non è possibile. Diego, ti prego. Oggi è una giornata veramente speciale. Starò con loro solo un po' e poi li riporto subito a casa. No. E ti prego di non insistere. Mi dispiace. Ma non è possibile. Non essere crudele, Diego, ti supplico. Anche se me lo chiedi in ginocchio, Laura, i miei figli non usciranno insieme a te. Sono anche i miei figli. Tu non puoi separarmi da loro. Io li amo, io ho il diritto di stare con loro. Tu non hai nessun diritto. Io ti proibisco di vederli. Se ci tieni ad avere un rapporto con loro, perché non ritorni a casa? Andrò lo stesso, li porterò via con me. Se ti azzardi a farlo, Laura... mostrerò ai tuoi figli le foto che ho di te e del barrio mentre uscite da un albergo. No, non sarai capace di farlo. Sono capace di fare molto più di questo. Miserabile, no, disgraziato! Sei un mostro! Sembri un uomo tanto rispettabile, ma in realtà sei un mostro schifoso, un depravato. Io ti conosco bene. Laura, per favore, la prego, si calmi. Come posso calmarmi? Sei un mostro! Insultami. Insultami pure tutto il tempo che vuoi. Io sono soltanto un uomo che vuole salvare la rispettabilità della sua casa. Vai al diavolo. Vorrei tanto ammazzarti. Allora, ti ammazzerei con le mie stesse mani. Ti odio. Ma che cosa dici, amore mio? Io però ti perdono. Perché ti amo. E mi sto chiedendo quando ti deciderai a ritornare e a stare tranquilla nel calore della tua famiglia. Miserabile, sei un mostro! Un mostro! Laura, adesso si calmi. Per favore, si calmi. È tutto finito, Laura. Stia calma, Laura. Ora basta. Su, Laura. Bella giornata, vero? Come ti chiami? Oscar. È da molto che sei qui, Oscar?
Non ricordo. E la tua famiglia viene spesso a trovarti? Non ricordo. Dottore, per favore, glielo dica lei di non rinchiudermi. Io non posso rimanere chiusa qui. Io ho una missione da compiere. Devo predicare la parola del Signore, me l'ha chiesto proprio Lui. Dopo che sono stata crocefissa, il Signore mi ha chiesto di continuare la sua opera. Che ci fai tu qui? Non devi disturbare il dottore. La prego, la lasci parlare con me. No, è l'ora della passeggiata, dottore. Andiamo in cortile, vieni. Vieni. Emiliano, che cosa è successo a quella paziente? Che cos'è questa storia che racconta? Le cicatrici che ha nelle mani? È tutto vero, dottore. L'hanno trovata legata ad un albero con le braccia aperte come su una croce sulla collina di Avila. Ma è vero che è stata crocifissa? È così che hanno scritto i giornali, dottore. E anche dopo la crocifissione le hanno sparato dei colpi nelle mani e nel petto. È pazzesco. Chi ha potuto fare una cosa simile? Non si sa, dottore. La polizia non ha mai scoperto niente. Lei è l'unica persona che potrebbe dirlo, ma purtroppo ha perso la memoria. Tutto rimarrà per sempre un mistero. La guardi, è scappata un'altra volta dal gruppo. Meno male che Lucrezia non l'ha vista. È una cosa strana, Emiliano. È l'unica paziente che mostra una certa ribellione, una certa vivacità. Tutti gli altri sembrano degli automi. Arriva un'altra volta, eccola di nuovo. Dottore, per favore, mi darebbe una Bibbia. Mi dispiace. Per favore, mi faccia avere una Bibbia. Non saprei come fare per averla. Ho bisogno di una Bibbia per poter predicare. Il diavolo. Che cosa? Il diavolo. Il diavolo è là fuori, è venuto per uccidermi. Sì, è lui che comanda di uccidere. È lui il mandante, lo riconosco. Per favore, si calmi. Adesso ti devo rinchiudere. No, lasci stare. Gliel'avevo detto. Per favore. È lui, si calmi. È il diavolo. La prego, si calmi. È il diavolo.